Grumissi de Dragon, Tavernier, Fornara, Maggi, Pellizza da Volpedo. Questi sono alcuni dei nomi che il pubblico potrà incontrare in questa rassegna. Una rassegna che si snoda attraverso sale tematiche. Le opere giovanili di Segantini, realizzate in Brianza, sono caratterizzate da una pennellata materica e corposa che è ancora lontana dalla rivoluzione divisionista. Una sala particolarmente interessante è quella dedicata alla montagna antropizzata. Protagonisti sono i villaggi e i riti quotidiani delle genti di montagna. Anche Fortunato De Pero, futurista, raffigura la montagna. In mostra ci sono due opere che ci danno l'idea di questa grande fascinazione della montagna anche per artisti delle avanguardie artistiche. Italo Musse è un artista di primo piano nella costruzione dell'immagine della Valle d'Aosta, legata alla tradizione contadina, di cui sa raccontare con maestria la poesia e l'asprezza.